buongiorno e bentornati su Produciamo Naturalmente, il nostro canale divulgativo. Allora, mi avete chiesto ma cosa sono e come funzionano i mercati generali? Ecco, potrebbe essere abbastanza complicato l'argomento, meglio andare a vedere un po' in maniera, se vogliamo, semplificata e superficiale cosa vuol dire e magari possiamo, ecco, approfondire man mano nel tempo se desiderate questo argomento. Quindi andiamo a vedere un po'. Allora, i mercati generali sono delle strutture comunali, ecco, non sono presenti in tutti i comuni e sono formate da stand, cosiddetti stand, qui li chiamiamo parcheggi, no? In ogni stand c'è una ditta, se vogliamo, quindi che lavora conto commissione. Va bene? Quindi cosa vuol dire? Che le aziende agricole, gli imprenditori agricoli, quindi vanno a portare i prodotti ortofrutticoli, scelgono una di queste ditte, una o più, quindi portano i prodotti in un certo modo. Ecco, ci sono delle regole. Ogni mercato è soggetto ovviamente a delle regole a livello nazionale e poi ci sono anche dei regolamenti anche comunali, regionali e via discorrendo. Però bene o male ci sono, ecco, delle cose, dei luoghi comuni per tutti, perché ovviamente la merce deve, in base al tipo di prodotto, ad esempio, per fare un esempio, il pomodoro va messo in determinati imballaggi, quindi nelle casse, ad esempio, che possono essere più o meno grandi, dalle dimensioni varie, anche potrebbero essere casse in plastica, casse in cartone, ecco, in base anche al tipo di mercato. Ci sono ad esempio dei mercati che lavorano con la merce alla rinfusa. Ecco, questo può succedere in mercati molto grandi che lavorano con dei grossisti, quindi i clienti finali di questo mercato in gran parte sono grossisti. Cosa vuol dire? Sono grossi commercianti che si occupano di distribuzione. Quindi questa merce alla rinfusa vuol dire non lavorata, magari messa in contenitori, casse, quello che volete voi, o bins, ad esempio, che sono dei veri e propri cassoni dove ci va un bel quantitativo di merce. E questa merce alla rinfusa, non lavorata, potrebbe essere destinata a dei magazzini appunto di lavorazione, che potrebbero occuparsi di fare dei confezionamenti particolari per supermercati piuttosto che altri tipi di, insomma, di attività commerciali. Per lavorare con i mercati generali, intanto bisogna avere la partita IVA, quindi essere produttori agricoli, come dicevo prima, avere tutto a norma. Non solo, quando si vanno a portare delle merci, dei prodotti al mercato, si ha la responsabilità. Quindi vuol dire che questi pomodori, piuttosto che questi meloni, piuttosto che queste angurie, devono essere state coltivate seguendo le norme vigenti. Va bene? Ovviamente non è responsabile l'intermediario. Ecco, noi portiamo le nostre merci all'intermediario, è la figura cosiddetto il sensale, no? Che lavora con la provvigione. La provvigione sarebbe la percentuale che viene tolta dai ricavi delle vendite. Quindi se io porto a mercato i pomodori e li vendo a 1 euro, la vendita è a 1 euro a mercato, sarà la provvigione, quindi, che va da un minimo del 12% fino a un massimo del 15%, se non sbaglio, non sono aggiornatissimo, le norme cambiano giorno dopo giorno, come sapete in Italia è così, c'è chi si sveglia al mattino, oggi facciamo così, che bello, cambiamo sempre, così ci manteniamo sempre attivi, vitali. Quindi dalle vendite viene sottratta questa percentuale, questa commissione che va alla commissionaria, alla ditta intermediaria. Questo cosa vuol dire? Che la figura dell'intermediario è importantissima. Infatti,
dovrebbe rappresentare e fare gli interessi del produttore, ok, del contadino, diciamo così, perché comunque i mercati generali esistono da molto tempo, sono un'attività, se vogliamo, antica, ed era questo il principio fondamentale, no? Quindi quando il contadino, il produttore affida le merci all'intermediario, quest'ultimo le deve valorizzare, ok? Deve cercare di venderle il più possibile, perché appunto guadagna dalla percentuale delle vendite. Quindi più il prodotto viene venduto a un prezzo alto, più è il guadagno per l'intermediario. Quindi la percentuale, ovviamente, il guadagno essendo in percentuale, più alto è il prezzo, più sarà il guadagno per l'intermediario, ovviamente sarà anche di più per il contadino. Tutto questo, come dicevo prima, è soggetto a diverse leggi e regolamenti, e ci sono anche diversi controlli sia da parte della finanza nei vari mercati, sia da parte dei NAS, quindi per la sicurezza alimentare appunto vengono presi dei campioni e effettivamente si va a vedere se sono a norma con le leggi vigenti. Quindi se viene trovato ad esempio un determinato prodotto che contiene una molecola non consentita in agricoltura, viene tolto dal mercato. Quindi c'è una tutela sia per il produttore sia per il consumatore. Il produttore viene tutelato perché appunto i controlli della finanza vanno a vedere se i conti tornano, ok? Perché nel momento in cui l'azienda agricola porta a mercato delle merci, emette un documento di trasporto con specificato vendita con prezzo da determinare, ok? Perché? Perché ovviamente le vendite non possiamo già mettere noi il prezzo, noi produttori. La ditta che va a fare da intermediario, quando finisce, chiude le vendite, emette un altro documento che sarebbe il risultato della contovendita, va bene, con tutti i dettagli dei vari prodotti, con il peso, il numero colli, insomma, fatto come si deve, e da questo l'azienda agricola emette la fattura finale, ok? La fattura finale, dove abbiamo finalmente il prezzo del si spera buono delle vendite, quindi il prezzo meno viene tolta la percentuale, la commissione, la cosiddetta provvigione, va bene? Quindi questo tipo di fattura poi viene tutto controllato in maniera costante, vi assicuro, per andare a vedere che ovviamente c'è l'IVA, perché ovviamente ci deve essere anche una trasparenza a livello. Possiamo immaginare che ci sono mercati generali abbastanza grandi, quindi dove c'è un bel po' di giro di merci e di denaro. Tornando al discorso di cosa sono e come sono i mercati generali, beh, cambiano molto in base alla locazione. Ecco, ad esempio, se un mercato generale ortofrutticolo si trova in una zona di produzione di pomodoro, principalmente troverete pomodoro, nel senso che ci sono le varie aziende agricole che producono pomodoro che conferiscono in questo mercato, quindi più che altro è una vendita all'ingrosso. Poi ci possono essere dei mercati magari più piccoli, ecco, mercati ortofrutticoli più piccoli, magari vicino alle città, dove si può trovare un po' di tutto, ecco, quindi una varietà di prodotti proveniente da magari da tutta la provincia, ecco, dalle campagne di tutta la provincia, e magari in questi mercatini, cioè mercatini fra virgolette, quindi mercati ortofrutticoli però più piccoli, si possono trovare anche confezioni più piccole, va bene? Magari si trovano le cassettine piccole, come possono essere delle fragole piuttosto che delle zucchine, ecco. E infatti in questo tipo di mercati a un certo punto o a un certo orario, ad esempio, ci potrebbe essere l'apertura al pubblico, perché solitamente si lavora fra appunto imprese commerciali o produttori o altre aziende agricole grosse che acquistano
giusto, direttamente ai mercati generali o, come dicevo prima, grossisti che si occupano di distribuzione. Ci sono, ecco, tanti modi per lavorare, sia per andare a conferire merci, sia per andare a comprare ai mercati, e cambia molto, come dicevo, in base al tipo di mercato, in base a dove si trova. Va bene, sono tutte cose che possiamo vedere se volete, se vi interessano questi discorsi. Quindi intanto vi invito ad iscrivervi al canale se non siete già iscritti, mettete mi piace, commentate se volete altri video del genere e ne possiamo parlare. Per il resto direi che vi lascio con una considerazione: non va come qualche decennio fa. I mercati generali sono soggetti a diverse speculazioni e a diverse problematiche. Ad esempio, per dirne una, c'è la concorrenza sleale, perché sono dei mercati liberi dove il prezzo è libero, quindi si può vendere da un centesimo a un infiniti euro, però ovviamente poi il prezzo è sempre basso per i produttori. Perché? Perché c'è appunto la concorrenza sleale, che ovviamente da parte dei paesi esteri sono anche aperti questi mercati alla merce proveniente dall'estero, non solo dall'Europa, ma anche da tutto il mondo, da tutti i paesi che hanno preso accordi con il nostro Stato, o direi governo, quindi con la nostra politica. Quindi se ci possiamo aspettare di trovare in un mercato, soprattutto se è abbastanza grande, che so, se voi andate a Milano sicuramente troverete anche pomodoro proveniente dalla Spagna. Se andate a Catania, al mercato di Catania, che è abbastanza grande anche quello e lavora tanto, troverete sicuramente frutta proveniente dalla Costa Rica. E ve lo dico perché ho visto con i miei occhi. Comunque, vi lascio così e ci vediamo, spero, presto in un prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi picciotti.